Ciao, oggi è la giornata mondiale della Terra e per me, che sono una guida naturalistica, è una giornata molto importante perché con il mio lavoro ti porto proprio alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta. Con questo breve video voglio mostrarti un po' della bellezza della Terra che possiamo osservare insieme durante un'escursione o una semplice passeggiata nelle Alpi. Tra questi possiamo osservare gli insetti e il loro incessante volare da fiore in fiore e scoprire perché volano proprio su quello. Possiamo andare alla ricerca e alla scoperta di un fiore raro e inebriarci della sua bellezza. Possiamo incontrare sul nostro cammino anche degli animali, tra i quali la marmotta, e scoprire che durante il loro lungo letargo respirano una volta al minuto. Possiamo anche osservare i cervi e magari, durante un'escursione autunnale, ascoltare il bramito, il loro richiamo d'amore. Possiamo andare anche alla scoperta di un lago verde, così verde che non sembra credibile, e scoprire che è un batterio che risiede sul fondo a dargli quel colore. Possiamo decidere di svegliarci molto presto una mattina e andare a osservare l'alba sulle rive di un lago alpino. Possiamo anche decidere di andare a mangiare mirtilli e scoprire che non sono solo buoni, ma che rendono le montagne coloratissime durante il loro cambio delle foglie. Possiamo inoltre scoprire come l'arice sia una bellissima eccezione e che quando perde tutte le foglie durante l'autunno si colora d'oro. Possiamo osservare un bellissimo gioco di nuvole e sperare che quando passano ci lasciano un bel po' di neve per andare a scoprire anche lei. Il nostro lavoro di guida vi insegnerà che la Terra è come un grande puzzle dove tutti gli esseri viventi sono in interazione tra di loro. Ogni essere vivente è in interazione con la Terra e allo stesso tempo con un altro essere vivente o più. Quando queste interazioni funzionano, il puzzle si compone e la Terra funziona. Nel momento in cui anche solo un essere vivente cambia qualcosa, il puzzle deve ricominciare tutto da capo o fermarsi per lungo tempo per poi riprendere una volta adattato al nuovo essere vivente. Purtroppo, molti di questi cambiamenti, spesso repentini, li causa l'uomo con i suoi comportamenti spesso inadeguati per il nostro pianeta. Così il pianeta deve difendersi come può e a volte non ci riesce. Con una conoscenza più approfondita della Terra, delle sue interazioni, delle sue reazioni, potremmo salvaguardarla per le generazioni future e fare in modo che viva meglio lei, ma anche noi. E se impariamo questo, potremo vedere il puzzle completarsi fino alla fine, senza interruzioni. Buona giornata della Terra a tutti.